Aspetta, Ludo. Aspetta un secondo, devo chiederti una cosa. Ah, senti, Ludo. Ho bisogno di un tuo aiuto. Voglio conquistare Aurora, ma non so come fare. Potresti darmi un aiuto? Certo. E come piacciono i ragazzi ad Auri? Allora, gli piacciono romantici, muscolosi e biondi. Biondi? Ma io ho capelli mori, come faccio? Allora, ti aiuto io. Vieni a casa nostra un giorno e poi ti spiego io. Ok, mi fido. Allora mi aiuterai tu? Sì, non ti preoccupare. Wow, che bello questo libro. Ludo, me lo potresti regalare? Certo che te lo regalo anche. Guarda cosa ci sono. Whisky di Cersei, il mio preferito è questo. Wow, è Leo con le ali da pipistrello. E invece il mio è questo qua, non ci arrendiamo mai. Eh sì, in effetti anche quello è bellissimo. Chi è? Sabetta? Non lo so io. Samuele? Samu? Ciao Ludo, sono Samuele, come stai? Bene. Guarda Ludo, volevo dirti che questa settimana sono andato in palestra e ho fatto molti muscoli per attuare il piano B per far innamorare Aurora. Davvero? Hai fatto i muscoli? Sì, ho fatto tantissimi muscoli. Sono sicuro che questa volta Aurora si innamorerà di me. Ah, allora vieni, attuiamo il piano B. Ah, ok, allora posso venire? Sì, stiamo a casa. Ok, vengo. Dai Eli, mi devi aiutare a far innamorare Samuele di Aurora. Sì, ci sto, ma come facciamo? Vieni che ti spiego. Ciao Aurora, cosa stai facendo? Sto guardando la TV. Aurora, noi ci stiamo molto annoiando, perché non chiamiamo qualcuno che ci faccia compagnia? Ma no, su, dai, guardate la TV con me, mi metto un bel cartone, un film, cosa preferite? Posso mettere il cartone? Sì, vai. Ciao. Chi sarà mai? Vado ad aprire io? No. Deve andare Aurora. Auri, vai ad aprire tu, forza, coraggio. Dai. Ok. Comunque siete strane. Vabbè, vado io. Arrivo. Ciao Aurora, come stai? Passavo di qui e sono venuto a salutarti. Ciao Samu, ti vedo un po' strano, cosa hai fatto ai capelli? Mi fai entrare. Accomodati. Vieni Samuele, che piacere, vieni, accomodati. Vieni Samuele. Vieni. Ma che cosa ha fatto Samuele ai capelli e al corpo? Ragazzi, vi ho portato un piccolo pensierino. Una pallina piccola e una pallina grande. Questa piccola, Ludo, è per te. Grazie. Questa, Auri, è per te. Grazie, Samu. Samu, ma che cosa hai fatto ai capelli? Ludo, mi avevi detto tu che ad Aurora piacciono i ragazzi con i capelli biondi. Biondi, muscolosi e romantici. Sì, è vero, però sei un po' strano. Ma dove è andata Aurora, Eli? È andata in cameretta. Seguiamola, devo indagare. Leo, tu vieni con noi. Samuele, veniamo subito da te. Mettiti tranquillo. Ok, Ludo, ma dove andate? Veniamo subito. Mamma mia, ma si può sapere che cosa ci fa di nuovo qua Samuele? Cioè la scorsa volta non mi ha avvisata, io non sapevo nulla, ok? Ma poi cosa ha combinato i capelli al biondo? Auri, hai
Samuele con i capelli biondi, muscoloso. No, a me non piace. Dai, è bellissimo, sì, scusami, è più bello di prima. Prima non aveva tutti questi muscoli. Eh sì, perché ha fatto sport per te. In che senso per me? No, 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 per te mi sono sbagliata, ma comunque hai visto com'è bello? Bello? Ma l'avete visto? È biondo con i muscoli. Dai, dai. Sinceramente i suoi capelli... Dai un bacio. No, i suoi capelli erano meglio prima. Adesso... No, ragazzi, non mi piace, non mi piace, basta. No, dai, dai, hai visto com'è bello e fantastico? È inutile, non mi piace. Aurora, Samuele è bellissimo, è muscoloso, è biondo, dai, a te ti piacciono i ragazzi muscolosi e biondi. Me l'hai anche detto l'altra volta. Ma chi ti ha detto che a me piacciono biondi? No, ragazzi, a me Samuele piaceva molto di più prima. Perché prima era se stesso, che adesso invece è tutta... È completamente un'altra persona. È biondo, troppo muscoloso. No, ragazzi, non mi piace. Prima era molto più carino, perché era se stesso. Adesso no, ragazzi, no. Basta, lasciatemi stare, no. Dai, Auri, tu non vuoi mai niente? È così bello, Samuele! Sì, sì, è bellissimo! Vi ricordo che le persone non devono cambiare per piacere a qualcun altro, devono rimanere se stessi. Dai, su, è così bello, dai! Basta, 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 basta. Non mi piace, punto e fine. Lasciatemi stare. Ah, il piano è fallito, Eli. Uffi, che peccato, come faremo? Pensa Ludo. Poverino Samuele, è così tanto innamorato di Aurora. Ho un'idea. Eli, ho un'idea. Sì. Auri, ma dove sei finita? Prendo le noccioline. Ne vuoi una? Hai visto che bei muscoli? Tocca. Ah, che bei muscoli. Fammi vedere. Devi esserti esercitato tanto per avere questi muscoli così. Sì, l'ho fatto solo per te. Piacciono, Aurora? Ah, che bei muscoli, Samu! Auri, li ho fatti solo per te. Senti, Auri, devo dirti una cosa. Dimmi. È da tanto tempo che voglio dirti questa cosa. Sono innamorato follemente di te. Oh, perbacco! Ma cosa succede? Secondo me, cioè, siamo soltanto amici, cioè, nel senso, io ti vedo come un amico. Gli amici si possono anche fidanzare. Ti ricordi nel biglietto che ti ho regalato cosa c'era scritto? Apriamo. Ok. Ah, c'è il bigliettino. A te cos'è uscito? Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni. Ah, mi è uscito all'amico, affidiamo il cuore e tutto ciò che esso contiene. E vedi? Ah, ma a volte gli amici possono essere i migliori fidanzati. Mi ricordo. Ma in realtà a me piacciono i ragazzi mori. Mori? Oh, senti, c'è il mio telefono che sta squillando. Vado. Ludovica, il piano sta fallendo. Tu mi avevi detto che ad Aurora piacevano i ragazzi biondi, ma... Eh sì, Samu, c'è stato un piccolo imprevisto, non preoccuparti. Sì, Samu, ci penseremo noi, non preoccuparti.
ragazzi, ragazzi, il mio piano è fallito. Però vi ricordate c'è un portale degli oggetti magici? Se vi ricordate, là c'è un libro dove ci sono un sacco di pozioni che devo trovare quella giusta che fa innamorare Aurora di Samuele. Ragazzi, ragazzi, secondo voi ci riuscirò? Scrivetelo giù nei commenti. Ehi, mettiamoci il cappellino, così il piano funziona di più. Andiamo. Ludo, Ludo, ma sei sicura che su nel portale sia un posto sicuro? No, tranquilla Elisabetta, ci sono già andato un sacco di volte, vieni con me. Ok. Ma è quello il portale? Sì, Eli, vieni con me. Shh, perché papà sta qua. Tre, due, uno. No, Leo, no. Cerchiamo qualche pozione d'amore. Guarda il libro degli incantesimi. Wow! Amore, amore, amore. Quanta polvere! Pozioni scritte. Pagina 95 c'è la pozione degli innamorati. Allora, pagina 95, andiamo a pagina 95. Ecco, questa. No, questa. No, ecco questa. 90. Ecco, ecco. Allora, pozione d'amore. Tagliare un pezzetto di capelli della persona che non ama e poi mischiarli con un pezzetto di capelli della persona che ama e poi mischiarli con un colorante rosso. E come facciamo? Ok, Eli, vieni con me, so io come fare. Senti, Auri, ti devo dire una cosa. Io in realtà non ho i capelli biondi. La mia è solo una parrucca. Madonna. Quindi io ti direi di pensarci bene, perché in realtà sono moro, come piace a te. Samu, io ci devo pensare, non lo so, e quindi vedi tu, che devo dire? Pozione rossa.
adesso mescoliamo. Che ci sta formando? Vai Ludo, sta funzionando! Chissà se si innamoreranno. Sì, il libro dice sempre la verità. Allora, vuoi essere o no la mia fidanzata? Sì, 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 voglio essere la tua fidanzata, assolutamente. Eli, ha funzionato! Ci amano! Auri, me lo dai un bacio? In realtà non ho mai baciato nessuno, però... ok. Che belli che sono! Ah, finalmente a casa. Che cosa vedo? Papà! Ciao! Allora, ciao! Cosa ciao? Fammi capire. No, Pavi, non è come pensi. Stai tranquillo. Stiamo parlando, dialogando. Ci stiamo per dare un abbraccio, qual è il problema? Abbraccio, non... abbraccio. E tu chi sei? Piacere, sono Samuele. È Samuele, Papi. Visto? Siamo amici. Amici. Amici, sbaglio o quello che ho visto era un bacio? Hai frainteso tutto, non era un bacio, era un abbraccio. Non hai visto bene. Piacere, sono il nuovo fidanzato di Aurora. Samu, ma cosa dici? Non è vero, non è vero. Sono il nuovo amico di Aurora. Il nuovo fidanzato di Aurora, ma stai scherzando? No, no, non sto scherzando, vero Auri? No, sta scherzando papà, vero Samu? Auri, non ti vergognare. Ti vergogni di me? Che cosa? Ma stai scherzando? No, no, non sto scherzando. Lascia stare mia figlia, hai capito? Siamo intesi? No, ragazzi! Sappiamoci, non è come pensi, papi! Papi, non c'è bisogno di arrabbiarsi. È soltanto un amico, stai calmo. Andiamo a sedere, mi sto sentendo male. No. Ti ho detto che non è un... non è mio fidanzato. È una... No, no, lascia, non è vero, sta sentendo male. Vuoi l'acqua? Acqua e zucchero? Un tè? Non lo so. Chiamo Ludovica. Ludovica! Elisabetta! Oh, mamma mia. Ludovica! Samu, vai lì a chiamare, fai qualcosa, prendi l'acqua. Dai! Sento male. Ludo! Che succede? Che succede? Papà si sta sentendo male. Muovetevi, prendete l'acqua. Fate qualcosa. Ghiaccio! Ghiaccio! Papi! Papà! Tutto bene? Sei svegliato? Buongiorno papi! Ma siete matte? Non ti svegliare. Ma che cosa mi avete fatto? Allora Ludovica, venite subito qua!